È stata presentata questa mattina nella sede della Camera di Commercio di Napoli la campagna di promozione internazionale delle eccellenze agroalimentari ed enologiche campane presso i Megastore Italia, New York e Chicago, realizzata da Union Camere Campania in collaborazione con la Regione. Altri particolari dell'iniziativa le hanno forniti l'assessore regionale alle attività produttive Fulvio Martuscello e il presidente dell'ente camerale e di Union Camere Maurizio Maddaloni. Continuiamo con il nostro progetto Le Made in Campania. Vale la pena ricordare che prima di qualche anno fa la Regione Campania non aveva linee guida sull'internazionalizzazione. Noi abbiamo adottato la campagna di questo, abbiamo avviato con i fondi europei un progetto di internazionalizzazione. I nostri imprenditori, vale la pena ricordarlo, saranno a Shanghai, gli imprenditori delle pelli, tra qualche settimana, per il MICAM, dove chiudono davvero contratti importantissimi, e poi New York e Chicago per le eccellenze agroalimentari. Quindi la valorizzazione delle nostre eccellenze è lo strumento con il quale facciamo ripartire il mercato. Una iniziativa di un mese e mezzo che vede Union Camere, il sistema camerale e la Regione Campania impegnate in un'azione di promozione sul settore enogastronomico, con due tappe in due città importanti di un mercato altrettanto importante per noi, il mercato americano, New York e Chicago, un numero nutrito di imprese selezionate dai vari settori enogastronomico, vitivinicolo, saranno presenti, quindi una promozione, una vetrina importante, al tempo stesso anche un'opportunità commerciale per queste imprese selezionate e in collaborazione con i Titali, che è una realtà importante, è oramai riconosciuta anche negli Stati Uniti, e poi una serie di iniziative particolari nell'ambito di questo mese e mezzo di presenza, con momenti di formazione, con momenti e presenze di chef stellati che sono anche presenti oggi in conferenza stampa. Insomma, tutto un movimento volto da un lato a centralizzare un processo di internazionalizzazione importante per noi, che è particolarmente forte nonostante i venti di crisi ancora presenti, danno il sentimento di come il nostro sport sia ancora una carta da giocare pienamente.